Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo il convegno, questa giornata conclusiva del progetto Conscious. Io sono Adele Di Stefano, ho coordinato per il primo periodo il progetto Conscious fino a maggio scorso, adesso sono in un'altra ASL Pertanto, la mia presenza oggi qui è come ospite esterna nella presentazione di questo progetto e nella moderazione del progetto. Faremo il punto della situazione di questi 2 anni di attività, però adesso ho il piacere di lasciare la parola per i saluti istituzionali al dottor Fernando Ferrauti, direttore del Dipartimento Disagio, Devianza, Salute Mentale e Patologie della Dipendenza dell'ASL di Frosinone, capofila di progetto. Fernando, a te la parola. Grazie Adele. Innanzitutto un saluto a tutti, io porto i saluti del direttore generale, dottoressa Pierpaola D'Alessandro, che è direttore generale da qualche settimana, e quindi oltre ai miei saluti ci sono anche quelli del direttore generale. Alcune considerazioni iniziali. Questo progetto è la testimonianza di come soltanto con un sistema di rete e con una relazione forte fra le diverse istituzioni con pari dignità, con diversi ruoli e con diverse specificità, può ottenere dei risultati concreti e tangibili. Senza questo modello, che è il modello in fondo della rete che il Dipartimento di Frosinone ha sempre adottato, e lo ha sempre adottato perché c'è stata una forza trainante, che è stata sempre quella di Adele Di Stefano, da qualche tempo non è più con noi, ma la cui presenza è ancora molto viva all'interno del nostro dipartimento, probabilmente non avremmo ottenuto una serie di risultati che partono da molto lontano, perché l'esperienza di questo dipartimento in campo di progettazione europea, nel campo della progettazione europea, ormai fa riferimento forse ad una ventina di anni fa con i primi progetti. E quindi la sua assenza, e non lo dico per piaggeria evidentemente, ma soltanto perché è un dato di fatto, è un'assenza che noi sentiamo molto, che ci manca. Detto questo, un'altra considerazione che vorrei fare è questa. La nostra ASL sta vivendo un periodo di grande rinnovamento e questo periodo di grande rinnovamento è determinato, come nella maggior parte dei casi, da un cambio della direzione strategica. Oggi noi forse siamo l'unica ASL in Italia, non lo so, mi auguro che non sia così, ad avere nella direzione strategica tre donne. Il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo sono tre donne e questo è un valore aggiunto e ce ne stiamo rendendo conto noi oggi, forse per la prima volta, che la sensibilità, che la capacità creativa, che anche una visione metodologica che in passato non abbiamo avuto, adesso sta prendendo piede in maniera determinata. Perché faccio questo, faccio presente questo? Perché voglio dire, all'interno di un mondo dove la donna continua ad essere considerata molto spesso, purtroppo, e in fondo il nostro progetto è un progetto che nella punta più estrema fa riferimento a questo, la donna viene considerata un modello oggettuale, il fatto che la nostra ASL sia governata da una direzione strategica fatta da tre donne è un dato in più, è un valore aggiunto. Oltre a questo, io l'augurio che posso fare è che un progetto come questo non termini con il termine della progettazione europea, nel senso che si possa trovare un modello di riferimento e portare proprio a sistema, al di fuori dell'impegno progettuale, ma come se fosse una sorta di LEA aggiunto all'interno delle nostre attività e quindi dell'offerta di prestazioni e di azioni che noi come ASL e come altre ASL dovremmo dare. Termino con un'altra considerazione. Il fatto che sul nostro territorio siano presenti strutture come tre case di reclusione, due REMS, tre SPDC, tre comunità terapeutiche, tutte chiaramente con un risvolto pubblico, oltre a tutti gli accreditati, crea una complessità gestionale ed organizzativa rispetto alla quale non sempre siamo obiettivamente pronti e preparati, che
che significa che noi dovremmo riuscire ad anticipare i tempi nei prossimi anni e non inseguire i problemi man mano che si presentano. Ultimissima considerazione, e poi tolgo il disturbo, è che in questi giorni sta nascendo a livello nazionale un comitato dei direttori di dipartimento, un collegio si chiama, Collegio dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale Italiani. All'interno di questo nuovo organismo, di cui si sentiva veramente la mancanza, all'interno di questo collegio c'è una sorta di ventata nuova, come quella che io e Adele abbiamo conosciuto forse 30 anni fa, con le discussioni vissute a livello regionale e con la dialettica che ci vedeva molto spesso contrapposti ad altri modelli. Bene, io mi auguro che questa ventata nuova, che forse può anche essere alimentata nella dolorosità e della tragedia del Covid, possa prendere piede e dare a tutti noi un'ulteriore spinta creativa e un ulteriore impegno professionale di cui sicuramente sia a livello personale sia a livello della nostra utenza sentiamo grande, grande bisogno. Grazie a Adele, grazie a tutti i collaboratori del progetto e mi auguro veramente che tutto questo possa avere un futuro. Grazie Fernando e grazie di questa introduzione che facilità, come dire, il raccontare come è nata questa idea all'interno del Dipartimento, come è nato questo coinvolgimento di altre istituzioni, quindi spero che tu possa rimanere ancora con noi, ma insomma, la gratitudine è reciproca in questo senso.